chiedere. Perfetto. A Scalfarotto, che è un esponente di spicco di Italia Viva, di commentare questi dati, anche questa confusione al centro e anche quelle voci che parlano di un possibile disimpegno di Matteo Renzi, disimpegno che per la verità Matteo Renzi ha smentito. Però le chiedo anche questo. Sì, Renzi con il suo proverbiale, diciamo, la sua sagacia toscana ha detto che alcuni vorrebbero che lui smettesse di fare politica, invece dovrebbero cominciare a farla loro. Guardi, io sul centro penso questo e l'ho detto in un recente dibattito con Calenda, Bonino, Bentivogli e altri, che secondo me le persone che la pensano più o meno allo stesso modo dovrebbero cominciare soprattutto a sostenere le stesse cose e a non fare derby tra di loro. Per cui, per esempio, io penso che Carlo Calenda sarebbe un eccellente sindaco di Roma, indipendentemente, diciamo, dal suo uso di Twitter, e penso che se noi cominciassimo appunto a sostenere le stesse battaglie, perché poi su tante cose siamo d'accordo, un'eventuale fusione, un'eventuale, diciamo, collaborazione più stretta sarebbe una conseguenza delle cose, no? Io credo che i contenitori vengano dopo la comunità che si crea nella sostanza delle cose fatte. Quindi il mio incoraggiamento a tutta quella parte di paese che non si riconosce né nei populisti e né nei sovranisti è di cominciare a lavorare, tenuto conto che in questi anni l'Italia probabilmente cambierà molto uscendo dalla pandemia, con i soldi del recovery plan che arriveranno. Io spero anche che l'umore collettivo migliori e che un'Italia che si riconosce molto in Mario Draghi, perché poi guardi, Mario Draghi lo può votare Salvini, lo può votare Di Maio, ma la sua biografia è una biografia di un europeista, di uno che pensa che i conti debbano essere tenuti in ordine, che il debito si debba fare per gli investimenti e non per l'assistenzialismo e non per lo statalismo, senza voler mettere, per carità, il però cappello sulla testa. Però Scalfarotto, una politica dove contano molto le personalità e gli aspetti proprio personali, anzi dove alcuni sono anche partiti personali, poi alla fine anche Italia Viva in buona parte lo è. Io le chiedo se è realistica questa prospettiva, poi lo chiedo anche a Lorenzo Pregliasco. Io, guardi, mi pongo adesso nel 2021, non mi pongo questo problema, ma le spiego perché. Nel 2018, se mi avessero detto il 4 marzo che Mario Draghi sarebbe stato il presidente del Consiglio di questo Parlamento, io avrei chiamato un'ambulanza, diciamo, per il mio interlocutore. Quindi io credo che lo scenario politico del 2023 oggi non lo può descrivere veramente nessuno. Quindi il mio consiglio, appunto, agli europeisti, non alle persone di centro, perché io non penso che sia una questione, penso non sia il centrismo, sia essere centrali dentro il dibattito pubblico e di tenere la barra dritta sui nostri valori. C'è un'Italia europeista, c'è un'Italia concreta, c'è un'Italia che non è assistenzialista, che non è antiimprenditoriale, che non è antiscientifica, che lavora sul merito, che crede che la ricchezza per essere distribuita debba essere creata. E questa Italia oggi non trova rappresentanza. Io credo che alla fine la saggezza prevarrà e che tra due anni sicuramente si capiranno meglio le cose. Oggi il mio consiglio è di continuare a lavorare sulle idee. Io non sto con Matteo Renzi per amicizia, sto con Matteo Renzi perché mi considero un liberal democratico, un europeista, e Matteo Renzi è stato l'unico che ha portato questa famiglia politica che in Italia è stata sempre di nicchia. Mio padre votava repubblicano e il partito repubblicano aveva più o meno il 3,2 come quello che ci dà Pregliasco. Ecco, io penso che Renzi l'aveva portata più in alto e molto più larga del partito repubblicano, purtroppo, sì, però è adesso, certo, no, per chiaro. Per questo io consiglio. Lei dice rimettere insieme, no? È molto chiaro. Allora, volevo intanto presentare e dare buongiorno e benvenuto al professor Fabrizio Pregliasco, perché si è creata